Eccoci, stiamo incontrando Luca Mastrorocco, proprietario di Zona Goal e organizzatore di eventi calcistici come quello che Focus sta affrontando per il quarto anno. Cosa con grandi risultati anche, bisogna dire. Una squadra tra le più gloriose, penso che non abbiate ancora vinto una partita, però arriveremo anche a questo prima o poi. Lasciando stare questi futili... Ma noi ci divertiamo, dobbiamo ricordare che siete una squadra di un certo tipo e noi organizziamo questo evento per i giornalisti, proprio per vedere la carta stampata dei giornalisti che commentano solitamente il calcio professionistico, come si comportano in campo, quindi nasce nel 2006 da questo principio. Che si trasforma subito in un evento divertente dove scopriamo che in buona sostanza le persone che giudicano molto spesso il calcio professionistico non sono propriamente dei fulmini di guerra sul campo e dal 2006 da semplice gioco diventa un vero evento, è arrivata la sesta edizione quest'anno. Sesta edizione che con quest'anno ha come partner, come di consueto da 5 anni, Adidas come sponsor tecnico, BetClick, Pepsi, Ferrarelle, Boario. E giochiamo presso il centro sportivo S Barona, quindi questi sono i partner principali e raduniamo 16 squadre di testate, esclusivamente i giornalisti, quindi escludendo gli ex giocatori, come potrebbero invece entrare con Sky a rendere il torneo assolutamente livellato e quindi poter permettere a tutti di divertirsi. Da qui ne derivano appunto il torneo che dura un mese e mezzo, parte con la formula dei gironi da 4, 3 partite garantite per poi arrivare ai quarti di finale in poi a giocare ogni sabato mattina fino alla finale che si gioca di venerdì. Abbiamo visto la conferenza stampa divertente come al solito, esatto. Adesso siamo alla seconda giornata e... Il caldo affligge le squadre. No, perché... La prima giornata era molto peggio di oggi. Oggi sembra di stare in primavera veramente. No, è bello, finché c'è il bel tempo riusciamo a divertirci. Il principio è solamente quello. Come la conferenza stampa riusciamo ad improntare tutto l'evento sull'autoironia. E fortunatamente c'è un bel clima, voi adesso ci conoscete da ormai anni e quindi riuscite ad interpretare al meglio l'evento, che è fondamentale. Quindi il fair play... Siamo riusciti quasi sempre a trasmetterlo e quindi per noi è importante ed è un onore poter continuare a gestire questo tipo di attività. Adesso andiamo a affrontare la nostra seconda fatica. La vostra seconda fatica io posso scommettere su quanto finisce? No, direi di no perché... Dai, fammi scommettere. Vabbè. Secondo me perdete anche oggi. Eh no, eh. Grazie Luca. Grazie, ciao.